Beh, dunque, intanto, come diceva Fabio, voglio rendere un attimo conto di questi cinquantenni. Poi, di fatto, quello che tratterò è un tema che è utile e comune a chiunque, non soltanto ai cinquantenni o a chi ha superato questo traguardo. Diciamo che forse il livello di approfondimento su alcune aree è più rivolto a chi non ha una grande esperienza della rete rispetto a chi invece della rete fa un uso abbastanza quotidiano. Io ho lasciato la professione di lavoratore dipendente oramai una ventina d'anni fa, e quindi avendo intrapreso la carriera da consulente nella metà degli anni 90 mi sono beccato tutte le crisi che potevano arrivare e quindi ho dovuto più volte cercare di recuperare la mia professionalità e rimetterla in gioco, perché il mio primo passo come consulente è stato quello di formatore d'aula. Gli anni 90 erano ancora anni dove si faceva molta formazione, sembrava un mercato ricco. Di lì a pochi anni, io ho iniziato nel 95, di lì a pochi anni è stato uno dei mercati che ha subito di più tracollo dell'inizio del millennio, le Torri Gemelle, tutto quello che sapete meglio di me, e quindi ho dovuto cercare nuove alternative, nuovi stimoli. Avendo nel frattempo scoperto che diversi amici che oramai hanno la mia età, quindi siamo sui 50 anni, io sono del 60, quindi ne compirò 54 quest'estate, hanno perso il lavoro, sono in difficoltà, qualcuno è stato proprio lasciato a casa in stile Lehman Brothers con la scatola di cartone e le chiavi della macchina lasciate sulla scrivania, e vedendo anche magari la difficoltà che fanno, qualcuno ha cercato di aiutarlo, con Fabio e Luca ci è venuta questa idea di raccontare un po' cosa si può fare per migliorare. L'agenda che vi propongo è questa, prima diciamo così un po' un'incitazione a farcela, una sorta di autoaiuto per non mollare mai, per insistere, perché si può fare, e vi racconto la mia esperienza semplicemente per dare una speranza, non certo per far vedere quello che sono riuscito a fare, perché posso succedere a tutti di avere anche delle botte di fortuna come ho avuto io, raccontarvi un po' in che mondo viviamo oggi, in che mondo dobbiamo andare a dialogare, spiegare poi di più sul self-branding e come andare a definirlo, con quali strumenti, e quindi cercare di essere più operativo. Dicevo, non mollare mai, abbiamo ancora molto da dare noi cinquantenni, poi chi sono trentenni, quarantenni più giovani hanno sicuramente molto da dare alla società per tutto il periodo che hanno di fronte a loro, e non sapremo mai quando finisce, qui ogni governo ci aumenta l'età per andare in pensione, quindi può essere che questo momento non arrivi mai, quindi abbiamo comunque molto da dare, non soltanto da sopravvivere. La pazienza l'abbiamo imparata, dobbiamo continuare ad avercela, e dobbiamo cercare di sfruttare meglio gli strumenti che abbiamo, sicuramente la rete. Io ho cominciato a entrare in rete nel 2007-2008, già in precedenza utilizzavo internet quando si doveva collegare il computer con un modem che gracchiava togliendo la linea telefonica ai familiari, e la cosa comportava qualche difficoltà di relazione all'interno della famiglia, e devo dire che le prime strade che ho intrapreso, quello di scrivere dei blog, mi hanno dato delle soddisfazioni. Io attualmente ho due blog che hanno due tagli molto particolari collegati con quelle che sono le mie competenze, cioè l'area della vendita e l'area dell'export, e devo dire che attraverso questi blog, attraverso anche Facebook, attraverso LinkedIn e le altre attività che faccio online, mi arrivano, come ho scritto lì, una decina di richieste al mese, alcune delle quali sono improponibili, sono da cestinare, ma cerco di farlo con molto garbo, altre interessanti, e devo dire che nell'ultimo anno una decina di queste si sono trasformate in contratti, qualcuna anche con 4-0, quindi senz'altro dei livelli molto interessanti. Dicevo questo appunto perché ci sono delle possibilità di crescere, vale la pena provarci. In qualunque momento volete intervenire, vi chiedo la cortesia di farlo pure tramite la chat o alzando la mano, Fabio ci aiuterà a sentire anche la vostra voce. Un accenno sul mondo nel quale viviamo, il mondo digitale, il mondo virtuale, il mondo misto perlomeno, un mondo nel quale la dimensione della vita reale è mescolata
quello della vita virtuale, che ci permette di avere delle opportunità interessanti, anche dei rischi evidentemente, ma stasera parleremo di opportunità, ma che è anche collegata in qualche modo al mondo di ieri attraverso alcuni canali, alcuni cordoni che sono sempre gli stessi. Una delle tendenze più di moda negli ultimi anni, nell'ultimo anno devo dire, è quello dello storytelling, di cui avrete sicuramente sentito parlare. Beh, tutto sommato qui siamo nella notte dei tempi, perché lo storytelling è la mitologia, è il cantastorie, è il bardo, è Omero che racconta l'Iliade, è il trovare all'interno della leggenda, della storia, un senso e un significato che tramandi un messaggio. Ci sono sicurezze antiche che oggi si ricerca, ci sono ancora dei valori che sono tornati in auge anche nel mondo commerciale. La reputazione conta molto, la reputazione conta molto ed è un mondo che crede nella generosità, forse più di quanto non abbiamo fatto noi, ma crede nella generosità. Che cos'è lo storytelling? Mi chiede Giulio. Lo storytelling è fondamentalmente la narrazione, cioè si tratta di raccontare la storia del proprio prodotto, un po' come abbiamo visto in certe pubblicità Barilla o analoghe, dove la proposta di una soluzione commerciale, di un prodotto, di un'azienda, di una consulenza, avviene attraverso una narrazione, cioè si inserisce all'interno di una storia il prodotto come fosse un personaggio, un protagonista di quell'avventura, di quella storia. Quindi non è più una bancarella nella quale io vado a mettere i miei prodotti, il modo migliore per parlare con i clienti, ma è coinvolgerlo in una storia, un po' come per dire se ci fosse una gioielleria, un pomellato, diciamo non a caso, che scrivesse Il Signore degli Anelli per raccontare di come un anello d'oro fatto da pomellato può trasformare e cambiare la vita della terra di mezzo. Ecco, un po' questo. Dicevo che sì, effettivamente è molto divertente, molto accattivante, anche perché va a toccare le corde piene delle persone. Dicevo che il mondo di oggi si basa su queste certezze anche antiche. Come vengono chiamate oggi queste cose che sono vecchie come il mondo? Beh, vengono chiamate brand awareness nel caso delle sicurezze antiche, cioè il fatto che ci sia un marchio forte che mi permetta di fidarmi di lui, poi spenderemo due parole su questo. Ci si affida alla reputazione e uno deve cercare di costruirsi una reputazione che apparisca, appaia, chiedo scusa, affidabile e che permetta anche il passaparola. Passaparola è uno dei modi più significativi oggi per cercare di ampliare il proprio giro d'affari. Come giustamente ha sottolineato Marcella, lo storyteller è il cantastorie di una volta, è quello che una volta andava in giro con i disegni, con i dipinti a raccontare le vicende dei grandi eroi. Pensiamo a tutta la cultura dei pupi, per esempio, e delle vicende di Orlando e dei Mori. Tutto sommato è uno storytelling anche quello. Crede nella generosità. Io uso questo termine wiki, come vedete sotto c'è il simbolo di Wikipedia, per specificare che cosa si intenda con cultura della generosità, cioè una cultura che mette a disposizione, prima di tutto dà prima di ricevere. Wikipedia sta in piedi perché c'è qualcuno di noi che si prende la briga di andare a narrare, a raccontare una voce di questa grande enciclopedia. Un sapere condiviso, ognuno porta il suo pezzettino, non è un caso che il logo di Wikipedia sia composto da pezzi di un puzzle, ma che permette a tutti di saperne di più. Questa generosità è un elemento classico della rete. Non pensate di entrare in contatto con altri nella rete se non siete disposti a dare via qualcosa di voi, a raccontare qualcosa di voi. Fin dei conti lo stiamo facendo questa sera. Questo webinar è un modo per raccontare qualcosa di noi, condividere un po' della nostra conoscenza, competenza e metterla a disposizione degli altri. È un mondo anche però che ha delle spine, no? Le spine non è che non ci siano. Se qualcuno di voi ha presente queste spine e vuole condividerle, ben volentieri. Io vi posso raccontare quelle che vedo dal mio punto di vista. Beh, un po' c'è la sindrome del CT, soprattutto su funzioni come quelle che riguardano la comunicazione, che riguardano il marketing, che riguardano la pubblicità, che riguardano la formazione. Siamo un po' tutti dei CT, cioè intendo dire con questo termine che
che noi italiani ci sentiamo sempre più capaci degli allenatori, soprattutto di quello della nazionale, nello scegliere e fare la formazione. Un po' la sindrome del cosa ci vuole a fare il tuo lavoro, no? Se lo facessi io lo farei meglio. E quindi questo è un elemento del quale dobbiamo tener conto. Il secondo elemento che è stato descritto molto bene dalla campagna Coglione No, che vedete raffigurata nell'immagine, è quella del interessante quello che fai, però non abbiamo budget, quindi dammi questa tua consulenza, questo tuo favore gratis, io in cambio ti do un sacco di visibilità, però al fine mese non si campa con la visibilità, si campa con quello che uno riesce a portare a casa. C'è la sindrome del furbetto, la sindrome di qualcuno che si fa dare delle informazioni e poi le gira al suo attuale fornitore o comunque le sfrutta nel modo migliore, cerca di fare da solo. D'accordo, sono tutti dei rischi che la generosità ha, ma che dobbiamo in qualche modo mettere in conto, perché alla fine il pareggio, il bilancio che arriva in fondo ci dice che se siamo stati capaci di giocarci bene questa dimensione, questa apertura, avremo un vantaggio. Non so se avete esperienze di questo genere, se volete raccontarci, la mia esperienza è senz'altro quella di un bilancio alla fine positivo. Furbi ne ho incontrati, gente che volevano fare il lavoro, meglio di me ne ho incontrati tanti, persone che hanno carpito senza dare in cambio ne ho incontrati, devo dire però che sono una percentuale inferiore a quello che è il mondo positivo che mi è capitato di incontrare. Vale la pena metterci la faccia, vale la pena provarci, vale la pena regalare delle competenze per farsi apprezzare. Dicevo, lo stile wiki vuol dire io prima metto sul tavolo qualcosa che permette agli altri di valutarmi, di capire che sono affidabile, che sono credibile e poi ottenere in cambio. Certo, non devo essere geloso, non devo essere geloso delle mie competenze, devo essere capace di trovare il giusto equilibrio tra raccontarti delle cose importanti, ma non troppe per avere comunque qualche carta da giocarmi, ma sicuramente vuol dire poter alla fine conquistare quella reputazione che fa la differenza. Vedo dai commenti che non sono l'unico a cui è capitato di incontrare dei furbetti, dei CT o comunque persone che hanno colto. Diciamo che è l'altro lato della medaglia, dobbiamo metterlo in conto, non dobbiamo spaventarci. E dobbiamo considerarlo come un tributo da pagare per ottenere, per scollinare e andare nella parte migliore. Buongiorno Adele, vedo che sei arrivata in questo momento. Quello che è importante però fare è non gridare nel vuoto, ma cercare di scegliere bene cosa dire, cosa vogliamo dire, come vogliamo dirlo, parlando il linguaggio dei nostri ascoltatori, dove vogliamo andare a dirlo e di lavorare molto sulla propria immagine, che è quello che io penso ai cinquantenni. In un qualche modo ci è rimasto di nostro, no? Se abbiamo una buona esperienza alle spalle, una buona credibilità, è su questa che dobbiamo investire su di noi. Un po' di sana autostima, di sana presunzione, non evidentemente cattiva, ma capacità di credere in se stessi ci vuole, credo che sia fondamentale. Cosa vuol dire self-branding? Vuol dire, in fin dei conti, trattare se stessi, il proprio nome, Paolo Pugni, il vostro nome, come se fosse un marchio, ma non perché dobbiamo andare a firmare come se fossimo Salvatore Ferragamo o Giorgio Armani, tutto quello che ci capita in giro, ma dobbiamo considerare il modo con cui un marchio investe su se stesso e utilizzare, con le dovute differenze evidentemente, le stesse tecniche, la stessa cura per promuovere noi stessi. Allora, vi faccio una domanda. Quando parliamo di brand, quando parliamo di marchi, quali sono quelli che vi vengono in mente in prima battuta? Vediamo chi ci dà un contributo nominando i primi marchi che vi vengono in mente. Gucci, questo caratterizza molto, Coca-Cola, Barilla, vedo che abbiamo Ferrari, Matteo, grazie di aver citato Ferrari, Apple, sicuramente sì. C'è stata di recente un'indagine che ha promosso quelli che erano i primi 50 marchi al mondo, all'interno di questi vediamo quali troviamo. Malo, credo che siamo sempre nel mondo della moda, ve ne ho citati alcuni che sono tra quelli più noti. Evidentemente ho un'ottica maschile, come sarà facilmente comprensibile, perché nessuno dei marchi relativi alla moda
sono state citate nella slide che starete per vedere, mi perdonerete, però non ho potuto fare a meno di citare la Ferrari, la Coca-Cola. Insegnalo, ovviamente, l'ho messo tra i marchi più noti, mi sembrava doveroso riportarlo. Google, per rimanere nell'ambito di quello che stiamo vedendo, Apple e Disney. E tra l'altro questi sono citati fra i primi 10, anche Insegnalo ovviamente è citato fra i primi 10, che sono stati classificati in questa recente indagine. Anzi, Ferrari è il marchio più noto al mondo, più presente al mondo. La domanda che dobbiamo farci è: ma il marchio che cos'è? Che cosa rappresenta? Qual è il significato che si legge dietro un marchio? Secondo voi perché è importante? Che cosa mi rappresenta un brand? Come possiamo sintetizzare la definizione di brand in 140 caratteri o nello spazio che ci sta nella riga che trovate qui sotto? Vedo che Max sta scrivendo qualcosa, Adele anche. Grazie Paolo, è stata un'oretta veramente densa di contenuti e di spunti interessanti. Vediamo se qualcuno vuole intervenire. Prima c'era stato Vincenzo, ha alzato la mano, per cui se volesse adesso Volentieri. riproporre l'intervento, possiamo anche dargli la parola. Nel frattempo che magari qualcuno scriva qualche domanda, Paolo, volevo chiederti di questo percorso che pensavi di approcciare, ovvero hai adesso strutturato quelle che sono una linea guida, delle linee guida, di un percorso da intraprendere. Chiaramente ogni punto di cui hai parlato necessiterebbe Sì, quasi un corso a una... sé. Come Sì, infatti pensi proprio questo, di bravo Fabio. sviluppare? Sì, pensavo di sviluppare queste due parti particolari, no? Quindi il primo è andare a definire una strategia, cercando anche di dare qualche suggerimento più particolare sulle caratteristiche, sulle tipologie dei partecipanti. Quindi ci sono modi diversi per farlo se sei consulente di marketing, piuttosto che se sei consulente di tecnico, ingegnere e altro, quindi cercare di dare qualche suggerimento più specifico, magari anche sapendo chi parteciperà a questi corsi, quindi facendo un piccolo studio in precedenza su questi elementi. E allo stesso modo dare dei suggerimenti più specifici su come farsi trovare in funzione delle varie caratteristiche, delle varie peculiarità, delle varie aree di competenza dei partecipanti, perché ci sono modi molto differenti. Io ho raccontato un po' in generale, partendo dalla mia esperienza, che mi colloca all'interno dell'area del web marketing, dell'aspetto commerciale. Molto diverso è quello del consulente sulla sicurezza, per dire, piuttosto dell'ingegnere che si occupa di progettazione di impianti, del problem solver, dell'esperto di management, e quindi che si occupa di leadership o di altro. Quindi cercare di dare anche dei consigli e dei link, degli indirizzi molto particolari che possono aiutare i partecipanti proprio a trovare la strada con più facilità, senza dover investire del tempo a cercarlo, ma avendo qualche dritta, qualche suggerimento, qualche aggancio più preciso. Ottimo, tra l'altro è interessante il fatto che questo percorso sia sviluppato attraverso webinar, cioè quindi un lavoro live, in diretta, interattivo con le persone, no, nulla di registrato, questo mi sembra abbastanza interessante. Vedo una E domanda di invece... Max e una risposta, mi sta chiedendo dei rischi relativi alla privacy. Immagino che tu intenda dire della mia privacy, quindi di mettermi in gioco su questo. Credo che faccia parte del gioco, cioè io credo che se vogliamo sfruttare la rete dobbiamo sapere di che cosa parliamo, cioè, qual è il mondo nel quale andiamo a interagire. Sicuramente la privacy ha delle possibili falle, dei possibili rischi. Se voglio stare qui, devo giocare con queste regole, altrimenti, se ritengo di avere un livello di intimità che non voglio mettere in gioco, sceglierò altre strade. Quindi non so se questo risponde
alla tua domanda, Max, ma io personalmente ritengo che il gioco valga la candela. Chiaro, poi sta anche a me rivelare, mettere in gioco di me quello che ritengo di poter mettere in gioco con gli altri e di tenere stretto. Io credo che qui, ecco, la nostra esperienza di cinquantenni ci aiuti molto, no? Nel senso che vedo, anche perché lavoro con delle scuole più per volontariato che per altro, vedo che i ragazzini, gli adolescenti sono un po' più generosi, diciamo così, se non sprovveduti nel mettere in gioco se stessi. Noi forse abbiamo un po' più, chiamate la malizia, chiamate la prudenza, chiamate la saggezza nel dire quello che vogliamo. Vedo che Bob giustamente segnala, puoi raccontare quello che vuoi, tenere per te quello che non vuoi. Scusa Fabio, ti ho forse interrotto rispetto a quello che stavi dicendo. Assolutamente no, concordo molto con quello che stai dicendo. Infatti la questione è sempre quella di dire, metteresti mai in rete quello che normalmente non dici e non vuoi far sapere? Spesso e volentieri invece lo si fa a partire dalle foto, per cui secondo me basta un minimo di attenzione e il problema della privacy cade proprio come problema in sé. Allora, continuo il ragionamento su questi due webinar che Paolo propone per approfondire la tematica. Tutte le informazioni sono all'interno della pagina che riassume questo webinar e tutto il lavoro successivo di Paolo. All'interno è possibile acquistare anche questo corso di approfondimento, che ha un costo abbastanza basso, perché sono circa 25 euro a singolo webinar, però abbiamo deciso di dare l'opportunità a chi partecipa a questo webinar di accedere a questo percorso di approfondimento interessante di Paolo con un ulteriore sconto, utilizzando un codice, che è un codice che dà diritto a 10 euro di sconto, che è questo. E così qua poi tutte queste informazioni le faremo girare anche sulle mail, dove ci sarà parte di questa registrazione. A questo punto, Paolo, io metterei su... Prego. Scusami, no, perché ho visto quello che ha scritto Umberto, mi sembrava interessante. Grazie Umberto del tuo contributo. Mi colpisce perché proprio con il settore odontoiatrico ho lavorato un paio d'anni fa. Ho lavorato con Procter & Gamble per un progetto che è stato rivolto un anno proprio attraverso l'AIO ai odontoiatri e un anno attraverso l'AIDI agli igienisti dentali, proprio su come utilizzare la rete, come utilizzare gli strumenti che la rete mette a disposizione, e non soltanto quelli, per ampliare il proprio giro d'affari, il proprio giro di lavoro, quindi degli strumenti di web marketing e di marketing tradizionale locale per facilitare l'afflusso di nuovi pazienti, soprattutto agli studi dentistici. Quindi sono molto contento di vedere quello che scrivi, mi ha fatto proprio piacere. A te Fabio, scusami per questa nuova interruzione. No, stavo anch'io leggendo un po' la chat, come si sta evolvendo. Allora, a questo punto io metto qua un piccolo sondaggio, giusto per capire, per farci capire un po' che orientamento c'è almeno tra i partecipanti a questa serata, perché ovviamente il percorso può avere un senso soltanto se c'è un numero discreto di partecipanti. Mi era presa la tastiera, stavo rispondendo visto che stavi parlando tu, perché Giulia ha fatto un'osservazione, quindi volevo precisare che sono nuovi rispetto a quello che abbiamo detto stasera. Ovviamente sono degli approfondimenti molto più mirati e concreti, basati soprattutto sulla presenza di chi ci sarà, insomma, di chi penserà di essere con noi, perché in funzione anche di qual è il loro interesse, qual è il loro settore, cercherò di trovare degli esempi, delle informazioni, delle dritte, delle segnalazioni che sono proprio specifiche e utili per loro. Questo, tornando a quello che dicevi tu, sempre che ci sia un numero sufficiente
per insegnare di partecipare. Perfetto, vabbè, già da qui Paolo vedi che c'è un numero di persone che in qualche modo diciamo Interessato, che molto, molto si è bene. interessato e che potrebbe far partire questo approfondimento. Bene, Perfetto. vediamo se c'è qualche altra domanda, qualche altra curiosità oppure ci avviamo a conclusione. Nel Grazie frattempo, Marcella. ecco, Grazie a chi mi ha l'intervento di mandato il Marco. link. Ho visto che Adele ha mandato il link sui social media, quindi mi fa piacere che ci incontreremo anche lì. L'intervento di Marcella e Adele mi danno l'opportunità di dire che Marcella Danon, Adele De Berle saranno insieme a Narita, Bergente. Adesso il calendario non ce l'ho davanti, non vorrei dimenticarne nessuno. Vabbè, ecco, l'ho presente, quindi giovedì Marcella con Vento di Primavera Interiore, venerdì Sabrina Toscani con 6 strategie per organizzarti. Lunedì prossimo Annalita Bergianti con l'arte del cambiamento, martedì la settimana prossima Adele e Berle con il primo passo per raggiungere i tuoi risultati, infine venerdì della settimana prossima Roberto Favata con il tema legato all'alimentazione come chiave del benessere. Mi pare che il progetto sia abbastanza completo nei suoi aspetti diversi tra loro. Direi grazie a tutti, grazie Paolo per la tua partecipazione. Vedremo di Grazie a aver voi per essere rimasti qui fino in fondo. appuntamento a questo punto a giovedì. Sì. Sì.